È il 31 ottobre 2012 e direttamente dall'ex deposito treni in zona Porta Genova a Milano tutto è pronto per festeggiare una delle più grandi feste dell'anno, Halloween. Dopo il successo dell'edizione 2011 a cui hanno partecipato 13.000 persone, ritorna a Monsterland, la stazione dei demoni, e questa volta preparatevi a scendere nelle tenebre. Avete capito bene, quest'anno Monsterland 2012 vi porta all'inferno. Un solo obbligo per chi partecipa, quello di mascherarsi. Ognuno dovrà trasformarsi dando libero sfogo al suo subconscio, perché solo così verrà accolto nei tre gironi infernali creati appositamente per questo grandissimo evento. Un evento ricco di sorprese, installazioni, coreografie animate, ma soprattutto un evento ricco di musica. Sono state organizzate tre sale musicali che ospiteranno diversi artisti nazionali e internazionali e special guest, tra cui Paolo Pellegrino, Daria, i Datura, i Party Harders e direttamente dal DJ Time Albertino. Ovviamente non potevano mancare le telecamere di Match Music che riprenderanno tutta la serata. Nel corso della puntata scopriremo chi ha organizzato l'evento e incontreremo i diversi operatori del settore. Diamo inizio a questo grandissimo evento Monsterland 2012. La serata sta per iniziare. A fra poco. Iniziare, come potete vedere i ragazzi stanno per entrare, neanche la pioggia li ha fermati. Ma è la prima volta a Monster? Yes, sì, sì. A cosa vi siete travestiti velocemente? Boh, da zombie, vago. La ganja. Non lo so, Muzzo. Mega. C'è qualche DJ che aspettate di sentir suonare? Un perchino e basta. Lui è l'esperto. Lui. Buon divertimento allora. Grazie, ciao. Per organizzare Monsterland ci sono voluti diversi mesi di preparazione. Prima di entrare nel cuore della serata andiamo a sentire cosa hanno raccontato gli organizzatori e alcuni dei tantissimi addetti ai lavori in questo backstage. Ciao, io sono Joe, sono un event manager, lavoro per Unconventional e faccio parte della produzione di Monsterland. Siamo al volume 2, dopo l'edizione, il grande successo della scorsa stagione con 13.000 partecipanti. Una caratteristica tipica di Unconventional, perché noi portiamo feste musicali in luoghi che non sono mai stati utilizzati per questo ambito. Qui siamo in un vecchio deposito dei treni, un edificio dell'Ottocento, quindi molto caratteristico, diciamo. Quindi noi della produzione lavoriamo circa un mese prima dell'evento e una settimana post, quindi per far divertire voi. Io principalmente mi sono, l'ha detto il contabile, diciamo, dell'evento, quindi testo un po' come va o come non va l'evento, se va bene, se va male, se piace alla gente, se non piace, naturalmente se frutta economicamente o meno. Ciao, io sono Elena e mi occupo della promozione dello street marketing per Monsterland 2012. Il nostro lavoro si basa su tutto quello che è far conoscere l'evento prima, nel senso che abbiamo una squadra di persone e di ragazzi che si occupano di volantinaggio, affissione di locandine e di pubbliche relazioni. In che maniera? Ci muoviamo in giro per la città, andando a cercare punti e zone nevralgiche dove si concentra magari quello che poi è il target che ci interessa, per andare a far conoscere l'evento. Cosa vuol dire? Che se noi abbiamo un evento come Monsterland, che prevede appunto tre sale musicali e comunque una sorta di festa per Halloween appunto, noi mascherati e truccati ci muoviamo in giro per università, piazze, colonne di San Lorenzo, Sempione, insomma punti dove la gente si aggrega, per andare sia a distribuire il materiale che abbiamo a disposizione, come appunto i volantini o le locandine, sia a parlare con la gente per fargli capire un attimino come funziona l'evento, che cosa ci sarà durante l'evento e
come si svolgerà la festa. E noi comunque in un mese facciamo una vitaccia, ragazzi, credetemi. Io sono chiuso qui dentro, non viviamo, non dormiamo, non mangiamo. Sembra difficile a credersi, però per creare del divertimento per voi c'è bisogno di tanto sacrificio. La pizza da asporto è il pasto classico di noi event manager. Ciao, io sono Domenico La Scala, titolare della Stage Rent di Milano. Mi occupo di allestimento di strutture per eventi di medio-grandi dimensioni. Il mio compito è quello di noleggiare le strutture, ovvero sia i palchi, le apericane, gli impianti, i generatori, gli impianti elettrici e quant'altro necessario per l'allestimento e per lo svolgimento dell'evento. Per organizzare la promozione di solito ci muoviamo un mesetto prima, nel senso che un mese prima cominciamo a prendere contatti, a fare recruitment di quelle che poi saranno le risorse che ci servono durante l'evento e appunto per la promozione. Cerchiamo di selezionare persone che siano ovviamente in grado di trasmettere divertimento, nel senso che alla fine si parla di divertimento, è una festa, quindi la gente si deve divertire, dobbiamo essere noi in grado di farla divertire, dobbiamo essere noi divertiti, perché sennò giustamente non siamo credibili. Ciao, io sono Valentina. Io sono Elena. Facciamo parte del gruppo che ha lavorato per la promozione di Monsterland, come poi anche degli eventi precedenti. Il nostro obiettivo è quello di andare in giro appunto per università, ma anche insomma tutti i luoghi più popolati di Milano, per far conoscere l'evento alle persone e ovviamente invogliarle a venire. Quello che facciamo appunto, dare volantini all'inizio piuttosto che appendere locandine ovunque sia legalmente possibile e spingere le persone appunto a venire con noi a divertirsi. Il nostro obiettivo è trasmettere allegria e far sì che la gente prenda l'evento come per quello che è, quindi una festa, e che quindi sia motivato a venire a tutti gli eventi. Fondamentalmente sì, la nostra giornata tipo è sveglia magari alle 9, giro per le università e poi per insomma tutti, anche magari nell'orario dell'aperitivo, per tutti i posti più frequentati, quindi dalle colonne di San Lorenzo in Piazza Duomo, appunto per far sì che la gente conosca l'evento e si prenda bene, tra virgolette, con noi a partecipare alla festa. Ovviamente, essendo il Monsterland un evento un po', appunto, come dice la parola stessa, unconventional, quindi non convenzionale, noi giriamo truccati e vestiti in maniera particolare, quindi truccati da un truccatore apposta, in modo tale che la gente sia anche incuriosita da quello che facciamo noi e ci noti e ci prenda, tra virgolette, sul serio. Allora, ho allestito, prima cosa, i gruppi elettrogeni, quindi il cablaggio dei quadri elettrici e la distribuzione della corrente. Poi ho allestito il pedanamento, significa che in questa struttura, in questo locale, le uscite d'emergenza non erano in numero e in quantità necessaria per la grande affluenza del pubblico. Quindi, utilizzando delle porte e delle uscite di secondari, le abbiamo trasformate in uscita di emergenza. Un altro aspetto del nostro lavoro che viene nascosto e ignorato, naturalmente, è quello che noi non ci divertiamo. Ad esempio, durante gli eventi io non riesco ad uscire nemmeno da queste quattro mura minuscole, non riesco a vedere gli allestimenti, non riesco a godermi proprio la festa. Tutto questo lo faccio comunque per la clientela, per avere un bel prodotto, perché noi siamo qui a tenere tutto sotto controllo minuto per minuto. Perché oltre a promuoverlo poi in effetti per strada, quello che organizziamo anche sono piccoli mini eventi magari appoggiati a realtà già esistenti, come può essere un locale in colonne, come può essere un locale in Sempione, che ci danno il loro appoggio per poi fare tutta la promozione nostra. Cosa vuol dire? Noi portiamo il nostro truccatore, i nostri 10 ragazzi in questo locale, magari facciamo una prefesta, quindi con un nostro DJ mettiamo musica, facciamo ballare la gente e nel mentre distribuiamo sempre comunque materiale per la promozione. Abbiamo montato un gruppo elettrogeno da 200 kW con 300 metri di treccia 5%. In più abbiamo montato a 100 metri di canalina, gazebo e a 400 metri di transenne, sia antipanico che le classiche transenne normali. In più abbiamo installato molte altre transenne alte, quelle per i cantieri. Quello che è importante in un lavoro del genere è saperci fare con la gente, saper coinvolgere la gente, perché se giustamente non sei in grado di trasmettergli quello che già tu vivi per un evento del genere, è difficile che una persona ti segua. Quello che è il nostro intento ovviamente è fare in modo che tutta Milano e anche i muri sappiano che c'è Monsterland 2012. L'anno scorso abbiamo fatto 14.000 persone, più o meno, Monsterland 2011. Avevamo 20 ragazzi in squadra che lavoravano su Milano contemporaneamente su tutte e sei le università più grosse, che sono Bicocca, Bovisa, vabbè, Statale, poi
ci muoviamo la sera in quelli che sono i localini d'aperitivo piuttosto che nelle piazze dove la gente si riunisce, e a tarda notte poi tante volte anche fuori dalle discoteche o dove ci sono i grossi eventi di richiamo. Un altro aspetto che voi non conoscete è tutto ciò che riguarda il post produzione, cioè dal momento in cui finisce la festa e voi andate a dormire dopo aver passato una bella serata, mentre noi ancora insonni andiamo avanti con i disallestimenti, cioè riportiamo la location nelle condizioni in cui l'abbiamo trovata, quindi smontiamo tutto ciò che abbiamo portato noi, service audio, service video, scenografia, i nostri uffici. Come vedete noi ci appropriamo di spazi, ricreiamo il nostro ufficio, quindi anche post evento c'è tutto questo lavoro che comunque è impegnativo, anche perché andiamo avanti dopo ore e ore di lavoro ininterrotto senza dormire. Facciamo un saluto e un ringraziamento agli amici di Match Music. Da Monsterland, un saluto a tutti gli amici di Match Music. Un saluto a Match Music. Ciao ragazzi, un saluto da Joe, dalla produzione di Monsterland Volume 2. Seguiteci su Match Music. Ciao a tutti. Sono qui insieme all'organizzatore della serata, William. Raccontaci com'è nata questa idea. Ciao ragazzi, questa idea nasce dall'esigenza di creare qualcosa di nuovo a Milano, in questa città che vuole sembrare tanto europea, ma di europea veramente ben poco. E quindi abbiamo pensato di organizzare questo evento nella ex stazione dei treni di Porta Genova, nell'ex deposito dei treni di Porta Genova. In questa serata ci saranno tre sale musicali, una seguita da Radio DJ con il Party One, eccetera, 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 una di musica house dove avremo come guest la DJ Daria di Cadenza, e una con la musica electro dove avremo come guest i Party Harders, nostri cari amici. Ringraziamo William, che so che è impegnatissimo in questo momento. Speriamo di vederci più tardi. Assolutamente, ci vediamo a Monsterland. Sold out, ragazzi. È la prima volta al Monsterland. Ma assolutamente no, anche l'anno scorso sono stato all'ippodromo giù a Milano, è stato... Da cosa eri travestito? Da Jack Sparrow travestito. Ma c'è qualche DJ che sta aspettando? Aspetto solo i Datura, secondo me i Datura sono i migliori. Allora scommetto che sotto questo abito hai una sorpresa. Ma non è una grande sorpresa, dai, è bruttino come vestito. Da cosa ti sei travestito? Borat. Ci puoi far vedere? Va bene, dai. Ma non stai gelando? Infatti mi sono fatto prestare sto camice da un chirurgo, non so cosa... Ma perché tu sei venuto qua così? Grande. C'è qualche DJ che aspetti? No, non nessuno in particolare. Allora buon divertimento, buon Halloween. Grazie, buon Halloween. Marta, Emanuela. Da cosa ti sei travestita? Infermiera sadica. E tu? Da vampira. Ascolta, ma allo scorso Monsterland eravate qui? Sì, sì, e ci siamo divertiti moltissimo. Ecco perché avete scelto nuovo di tornare. Esatto, sì. Com'era l'anno scorso? Bellissimo, anche dentro ho fatto molto bene. Quindi siete pronte a passare tutta la notte? Assolutamente. E sono qui insieme ad altri tre personaggi. Chiedo direttamente a loro chi sono. Io sono lo scheletro di mio nonno. Io non avevo nessuna maschera da mettermi. Oggi ho trovato questa. Ho trovato degli occhiali fluo ed è venuta fuori questo mostro. E tu? Io sono Isoka. Ma voi eravate al Monsterland dell'anno scorso? No, no, questo è il primo. Questa qua è la prima volta? Sì, anche per me. Veramente una cosa molto eccitante. Ho incontrato 5 ragazze assolutamente meravigliose. Adesso, da cosa sei travestita? Catrina messicana, It il pagliaccio, scheletro, sposa cadavere, al corvo. Ma quanto si sono impegnate, sono meravigliose. Ma l'anno scorso eravate a Monsterland? No, purtroppo no. Questa è la prima volta? Sì. Cosa vi aspettate dalla serata?
spero sia bella. Ma speriamo, bella musica. Bella ragazzi, bella, questa sera spacca tutto, io direi. Ma ascolta, eri qua anche l'anno scorso? No, quest'anno è il primo anno. Prima volta? Cosa ti aspetti dalla serata? Non lo so, after, mattino, roba grossa. Da cosa sei travestito? Da fantasma. Pirata zombie. È la prima volta a Monsterland? Sì. Cosa ti aspetti dalla serata? Tanto drink, tanti drink, tanta musica. Sono già andato quella dell'anno scorso, è stata bellissima. Ci fai vedere il disegno che hai fatto? È la battuta amorosa, Ma eri qua anche l'anno scorso? Certo, sì. Quindi questo è il secondo anno? Sì, sempre presente. Cosa ti aspetti dalla serata? Speriamo che suonino bene, che sia una bella serata. Ci divertiamo tutti, dai. Da cosa vi siete travestite? Da spazi cadavere. Perché avete scelto questo costume? Perché era quello che avevamo già utilizzato e quindi eravamo pronte così, eravamo già veloci. Ma è la prima volta a Monsterland? Sì, non siamo mai venute. Facciamo vedere in faccia che cosa hanno. L'abbiamo messo un'ora, Stupende, stupende. E sono qui con... Da cosa ti sei travestito? Dracula. Perché hai scelto questo costume? Perché non passa mai di moda. Hai ragione. È la prima volta a Monsterland? La seconda. Com'è stato la prima edizione? Fantastica. Sei divertito? Sì, assolutamente. Quindi cosa ti aspetti da questa serata? Di più. E sono qui insieme ad un capitano. Chi sei? Schettino. Si sta divertendo? Molto. Ascolta, ma c'eri al primo Monsterland? No. Quindi questa è la prima serata? Sì, purtroppo sì. Cosa ti aspetti? Divertirmi alla grande. Sono un fantasma. Perché hai scelto questo costume? Perché è bianco. Chi stai aspettando di vedere? Ma speriamo di trovare una fantasmina. Ma di artisti, di DJ? No, non mi interessa nessuno. Quindi sei qua solo per divertirti? Sì, esattamente. E per festeggiare Halloween? Esattamente. E se stiamo scendendo all'inferno, chi potevo incontrare se non un demone? Sei un demone? Ovvio, sono Satana. C'eri all'altro Monsterland? No, purtroppo. Questa è la prima volta? Sì. Chi stai aspettando di DJ? Mi hanno detto che sono tutti bravi. Saluto a Match Music. Sei qua con i tuoi amici a festeggiare Halloween? Sì. Perché hai scelto la morte? Così, a caso. Non sapevo cosa scegliere. È la prima volta a Monsterland? Sì, il primo. Bene. Fai un saluto a Match Music. Bene, ciao. E sono insieme agli Slenderman. Ciao ragazzi. Ciao. Ma chi è uno Slenderman? Un uomo che ti insegue nel buio, senza volto. È la prima volta a Monsterland? Sì, è la prima. Cosa vi aspettate dalla serata? E soprattutto, c'è qualche DJ che aspettate? Beh, io so che c'è Tilt, un sacco di gente comunque mi immagino devastata. E ragazzi, questa sera sono davvero impegnati. Posso immaginare chi sei? Un Siux, dai! Ma tu chi sei? Allora, io sono la maschera della peste, si chiama. Maschera? La peste. Perché hai scelto questo travestimento? Ah, così, perché è di moda. Perché è inquietante. Ma questo è il primo Monsterland? Sì, il primo. Visto che ne ha fatti due, giusto? Questo è il secondo. Vai, vediamo sto Monsterland. Vi state divertendo? Per adesso sì, dai. Tutti strani, vestiti. Ma c'è qualche DJ che aspettate di sentir suonare? Vabbè, ho letto che c'era Nidatura, però vediamo, anni 90, ci facciamo due risate. Però tutto bene, via. Fai un saluto a Match Music. Ciao Match Music! Ah! Questa ragazza viene dalla Nuova Zelanda, ma vive in Inghilterra. Guardate che trucco si è fatta. What you think about this event? It's fun, good atmosphere. Buona atmosfera, giusto? Buona atmosfera! Grandi costumi!
like every time in Italy, the 31 of October is a big event, right? Which is your future plan? My future plan about, you mean where I'm going to play? I have the residencies in Berlin, in Watergate, so I play very often there. And I travel as well. I play in Switzerland too, and I will go in Moscow. Thank you very much. Stefano dei Datura, gruppo storico degli anni 90. Ciao Stefano. Ciao Marta, sono emozionato perché erano almeno 12 anni che non mi intervistavano su Match Music. Io so che questa è la tua prima volta a Monsterland. Sì, è la mia prima volta, è tutto a Match Music, a Mosa, che suono. Sono un giovane DJ, si vede dalla cuffia. Cosa ne pensi di questo evento? Penso che è una meraviglia. Fino adesso ho detto minchiate, si può dire a Match Music minchiate? Ok, ho detto minchiate, adesso dico le cose più serie. Siamo qua in mezzo, parlano di 7000 persone, che dire, è una meraviglia. Poi sapere che una parte viene, perché io suono solo musica, fra virgolette, vecchia, viene per questo, è ancora più bello. Ma io so che una sera a settimana, il giovedì, suonate al Tocqueville sempre. Domani, perché oggi è mercoledì. Certo. E giovedì scorso e tutti i giovedì dell'anno. L'anno scorso è stato di martedì e questa è la serata fenomeno di Milano, perché noi sempre con questa musica, fra virgolette, vecchia, facciamo il tutto esaurito. Sarebbe che noi abbiamo il passato da portare in console, però tutto ciò è molto bello, insomma. Quindi progetti futuri, continuare a suonare? Progetti futuri è fare un sacco di lavoro attorno a questa musica che ci dà tante soddisfazioni. Noi poi abbiamo uno studio e più o meno in sordina facciamo anche delle cose nuove, ma non ufficiali. Ne abbiamo fatto una ufficiale quest'estate perché è uscito il singolo Club Dogo featuring Datura, che ci ha dato parecchie soddisfazioni, anche se ha toccato la sfera del pop hip hop, che non è proprio la nostra, però come vedi cosa ne facciamo. Ultima domanda, da cosa ti saresti vestito? Da... questo è il mio vestito da Halloween, perché quest'anno, stasera, ho avuto un'ideona e i teschi non andavano per niente, per cui mi sono messo una maglietta col teschio che è molto da Halloween e nessuno ce l'ha, un'ideona. A dopo. C'è uno special guest che non ha bisogno di introduzioni, Albertino. Ma sai quante volte sono stato ai microfoni di Match Music? Tu non puoi neanche immaginare. Immagino. Forse tu eri una bimba quando le prime volte in te. Può essere. Stiamo parlando degli anni 90. Sì. È la prima volta a Monsterland? Sì, è la prima volta, però da queste parti, in una location tipo questa, credo di esserci già stato in un'altra vita. E l'Halloween a Milano sta diventando una festa sempre più importante, molto sentita, forse ormai è un evento più importante del Capodanno, che abbiamo un po' così perso per strada, per cui mi sono molto divertito. Sono carichi i mostri? Sì, molto, molto carichi. Il fatto che io non abbia la maschera e sia considerato uno dei mostri però inizia a preoccuparmi un po', ma va bene, dai. Cosa ne pensi di un evento così? Ma io penso che noi dovremmo in Italia un po' allinearci a quello che sta succedendo nel resto del mondo. Siamo un po' indietro, devo dire la verità, quindi ben vengano eventi di questo tipo. Progetti? Vabbè. Progetti? Adesso sto seguendo 3 speciali per DJ Stories su una TV che è vostra concorrente, che è DJ TV. E sono stato a New York la settimana scorsa, ho scampato l'uragano. Esatto. E ho partecipato a Sensation White a New York, adesso andrò a Copenaghen a girare un'altra puntata e poi torno in radio, che si sta meglio. Ti ringrazio molto, magari ci vediamo al prossimo Monsterland. Volentieri. Ciao a tutti gli amici di Match Music. Ciao, grazie. Da
dalla stazione dei demoni si conclude Monsterland 2012. Speriamo di vederci l'anno prossimo. Un bacio a tutti gli amici di Match Music.